dal 3 maggio inizierò a lavorare in ufficio stile di Versace. Ho avuto questa grande opportunità, ho detto non posso dir di no. Da bambino il mio primo regalo è stata la Barbie, quindi da bambino ho iniziato a vestirle, fare, brigare. L'ultimo anno al liceo ho detto, beh, intanto dobbiamo iniziare a pensare a cosa vogliamo fare dopo. Ho iniziato a comprare magazine, ho visto che mi interessava la cosa, quindi sono arrivato a casa, un giorno ho detto a mia mamma, voglio studiare fashion design. Ovviamente le scuole di fashion design sono scuole comunque private, comunque non accessibili a tutti, però devo dire allo stesso tempo che se tu hai questo desiderio qua, o qualsiasi sia il tuo desiderio, di andare a studiare una cosa che anche economicamente ti sembra impossibile, in un modo o nell'altro trovi la soluzione. Ho trovato su internet la Ferrari Fashion School. Sono venuto a vedere la scuola, la settimana dopo me lo ricorderò per sempre, ero a lezione. Mi è suonato il telefono, anche se di uscire sono andato in bagno ed era la scuola che mi ha chiamato dicendo complimenti, ti abbiamo accettato, mi hanno accettato la tua borsa di studio e sono tornato dentro in classe, io che ero lo sfigato di turno e nessuno ci credeva, così invece ce l'ho fatta. Grazie all'ufficio placement mi è arrivata a pari passo con Fashion Graduate la possibilità di andare a lavorare nell'ufficio prodotto uomo Tom Ford. Il mondo della moda, molte persone la vedono come la si vede nei film, un mondo molto superficiale o comunque con persone superficiali. Invece anche qua in un'accademia, avendo avuto insegnanti del settore, devo dire che ho trovato un'umanità, comunque una voglia di insegnare a tanti ragazzi che hanno questo sogno qua, per me è stato molto importante, perché penso che essere umani sia fondamentale. Devo dire che comunque anche progetti come, non so, Vitale Barberis Canonico, piuttosto che Wings, Fashion Graduate, eccetera, mi hanno aperto comunque un grandissimo mondo, ho avuto tante belle opportunità come andare in radio, in televisione, a fare interviste, quindi devo dire che è uguale da dove sei venuto, è uguale che cosa, chi sei, cosa vuoi fare, ma ci arrivi.